Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Pokémon versione rosso fuoco. Fatemi uscire immediatamente dalla lavandonia così posso parlare normalmente e darvi il benvenuto in questa nuova puntata. In questa puntata faremo un bel po' di cose. Innanzitutto torniamo a Zafferanopoli, anche se già ci siamo stati, ma dobbiamo esplorarla meglio e fare tantissime cose. Spero di riuscirci già in questa puntata. E andiamo per prima cosa nel centro Pokémon, così male che vada torneremo qui. Ma comunque sia, ora qui vi faccio vedere anche il mio team perché ho fatto un innesto e ovviamente ve lo voglio presentare prima di qualsiasi altra cosa. Anzi, prima di qualsiasi altra cosa, saluto Piano Iea che mi ha chiesto la scorsa puntata di essere salutato, quindi ciao. E quindi ecco qui Darkness. L'ho inserito al posto di Aciko perché vi avevo detto che il doppio tipo fuoco non mi piaceva in team. E quindi anche ho lasciato alla Kadabra e quindi abbiamo questi due Pokémon, uno di tipo spettro e uno di tipo psico. Dico questo perché ora andiamo immediatamente al dojo karate. Saliamo quindi di qua e entriamo, eccolo qui, il dojo. Perfetto. Andiamo da questo lato e sfidiamo il primo karateka. Ehi, stai varcando il nostro dojo karate. Ok, iniziamo la sfida contro... Chi sei? Itoshi, cintura nera. Che manda in campo Machop, livello 31. Wow, non pensavo fossero così forti. Andiamo subito di stordiraggio, così rompiamo un po' le scatole a questo Machop. Lui non ci può colpire perché il tipo spettro è immune alle mosse di tipo lotta. Perfetto, si colpisce da solo, vai. Andiamo di ombra notturna. Dai, 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 Ghastly, dai, Darkness. Ma come non è più confuso? Preveggenza? Male, male, male. Male perché adesso invece mi può colpire. Quindi sostituiamo, mettiamo capo, gli abbassiamo l'attacco con prepotenza. E in più siamo anche di tipo volante, quindi va bene. Tu usi vendetta, ma credo che non ci dovresti... Esatto, non ci dovresti fare molto male. Andiamo di ira di drago. E anche l'attacco abbassato, quindi... Ah, per poco, vita al tiro. Dai, non ci fai proprio niente. Vai ancora di ira di drago e sbam! E il primo matchup è andato. Perfetto, Darkness riceve 291 punti esperienza. Monkey? O Monkey? E rimettiamo Darkness. Non so se anche loro hanno preveggenza. Se non ce l'hanno, siamo a posto con Darkness. Andiamo subito di stordiraggio. Il nemico si gonfia. Andiamo di stordiraggio così rompiamo proprio le scatole. E speriamo che non attacchi. Però lui è più veloce. Ah no, siamo noi più veloci. Ah, prima ha fatto stordiraggio dopo, quindi forse abbiamo la stessa velocità. Monkey è confuso e... È così confuso da colpirsi da solo, perfetto. E togliamo. Wow, togliamo un sacco tra confusione e ombra notturna. Perfetto, continuiamo ancora di ombra notturna. Ah, rimane con un punto vita. Dai, colpisci di così, ti devi di mezzo. Perfetto, si colpisce da solo e KO Monkey. E pigliamo bei punti esperienza. Darkness sarà a livello 25. La prossima scelta sarà Primeape. Vuoi cambiare Pokémon? No. Anche lui credo che potrebbe non averlo preveggenza. Quindi andiamo ancora di stordiraggio. Dove defoca l'energia? Il fatto che non usi preveggenza subito mi fa pensare proprio che non l'abbia. Quindi andiamo tranquilli. Forse ce l'ha solamente il loro primo Pokémon preveggenza. Comunque. E continuiamo di ombra notturna. Lui è confuso e usa ira, però non ha effetto. E andiamo di ombra notturna, dai. Sbam. Cresce l'ira di Primeape, ma non ci fa niente. Grandioso questo. Praticamente lui o si colpisce o non mi attacca. Quindi siamo tranquilli. Vai ancora Darkness di ombra notturna. Cresce l'ira, però ancora non può fare nulla. Primeape è confuso, ci sono le paperelle che girano. Foca l'energia fallisce. Ombra notturna e KO anche Primeape. Perfetto. Ok, e il primo è andato.
preme Pesausto 988 punti esperienza e Itoshi cade a terra e si arrende. Cosa? Darkness si sta evolvendo? E infatti a livello 25 Ghastly si evolve in Hunter. Sì, l'ho livellato apposta, l'avevo catturato a livello 17, l'ho livellato in off camera fino a livello 24, così da essere tranquillo e farvi vedere l'evoluzione in Hunter proprio durante la puntata. Eccolo qui, guardate che carino. Sta cercando di imparare Pugno d'Ombra. Ok, insegniamogli Pugno d'Ombra e togliamo Leccata. Anche se è una mossa fisica, però ci può servire. Perfetto. Pugno d'Ombra. Mi pare che sia infallibile, quindi ci può servire abbastanza. E andiamo avanti. Guarda che vista da là sotto mi ha beccato. Mi dicono che sei in gamba, allora dimostralo. Te l'ha detto il tuo amichetto qua a destra, vero? Eh sì, sì, sì. Ok, parte la sfida con Hideki. È il turno di Macho. Andato da Hideki. Vai Darkness. A livello 32, qui aumentiamo, ma io ancora sono a livello 25 con Darkness. Praticamente abbiamo solamente due Pokémon a livello 30, poi il resto tutti sotto, quindi siamo un po' sottolivellati. Cerchiamo quindi di giocarcela un po' d'astuzia. E quindi andiamo di stordiraggio. Tu usi preveggenza, eh? E quindi ora Hunter lo togliamo un po' di mezzo, perché non mi piace. Non mi piace questo fatto. Mandiamo a capo, così gli abbassiamo l'attacco, anche se in combo la confusione, ecco. Vabbè, ok, non è più confuso. Vital tiro, però non ci dovresti fare molto, come l'altra volta. Ok, andiamo di Radidrago e sbam! Ok, ok, dai, preveggenza su capo. Che senso ha? Vabbè. Noi continuiamo di Radidrago, ci ha regalato praticamente un turno. Forse ha predictato uno switch. Va di vendetta addirittura. Non è molto efficace. Noi per sfregio andiamo di azione. Ecco, meno male che è riuscito a shottarlo, perché altrimenti avrei fatto un fail pazzesco. Ok, la prossima scelta sarà Machoke. E noi cambiamo Pokémon e mettiamo di nuovo Darkness. Faccio questi switch un po' soprattutto per allenare Darkness. E inoltre perché così posso fare stordiraggio. Lui in caso per attaccarmi dovrebbe fare prima preveggenza e io ho un turno per switchare di nuovo in capo e abbassargli l'attacco. Ok, Machoke è confuso, però usa preveggenza, esatto, come mi aspettavo. E quindi ora è confuso, ma possiamo riabbassargli l'attacco grazie a capo. Perfetto, vai capo. Prepotenza, come pensavo. Possiamo velocizzare un pochettino. Movimento sismico. Mi ha fatto un sacco di danno. Cambiamo ancora, mettiamo la cadabra. Colpisci di una volta. Ok. E andiamo di psicoraggio. Dai, dai. Shottalo, svam. Ok, è super efficace. Grande alla cadabra. Meno male che non l'ho boxato, tra virgolette. Darkness sale a livello 26. E alla cadabra non sale però a livello 31, ma va bene perché abbiamo battuto Hideki. Ti darei un punto. Ok, grazie, sei un complimento, grazie. Andiamo avanti, ne rimangono altri due e poi c'è il boss. Non mi spaventa proprio niente. Mi alleno spaccando rocce. Ah, quindi hai la MN spacca rocce. MN o MT? Non mi ricordo. Parte la sfida di Giacomo, cintura nera. È il turno di Primeape. Tu hai solo Primeape? Però a livello 36 noi siamo 10 livelli sotto. Andiamo ancora di stordiraggio. Lui va di fuoco all'energia, quindi attenzione che forse non ha preveggenza. Quindi se non ha preveggenza ci sarà da ridere. Primeape è stato confuso. Andiamo di ombra notturna. Vediamo intanto se si colpisce. E si colpisce, quindi primo turno ci va alla grande, guardate quanto danno. Ombra notturna. Non facciamo tanto in effetti. Ah, non è più confuso. Però Focal Energia fallisce. Quindi un altro turno è andato bene per noi. Dai, un altro ombra notturna dovremmo. Movimento sismico non ha effetto, esatto. Quindi non ha preveggenza. E noi possiamo shottare un Primeape di 10 livelli sopra con il nostro Darkness. Che piglia un bel po' di punti esperienza. E battiamo Giacomo. Ai, che male!
Benissimo. Ci manca ancora lui e poi l'ultimo e poi possiamo scegliere tra Hitmonlee e Hitmonchan. Togliti le scarpe. E in effetti noi ci siamo tolti le scarpe, quindi l'abbiamo fatti un po' arrabbiare. Parte la sfida di Mike, cintura nera. È il turno di Monkey. Ok. Dall'esperienza degli scorsi scontri, i Monkey o i Primeape non hanno preveggenza. Quindi, mentre i Machop e i Machoke ce l'hanno. Vediamo, vediamo se ho ragione. Intanto si colpisce da solo e si fa un sacco di danno. Ok, usa poca... Esatto, non ce l'ha. Noi nel frattempo velocizziamo. Non ho letto, vabbè, ma lasciamo così. Andiamo ancora di ombra notturna. Abbiamo però pochi PP. Abbiamo davvero pochi PP. Semmai, alla fine di questo scontro andiamo nel centro Pokémon più che altro per i PP. Primeape ancora. E appunto ci rimane solamente l'ultimo PP che abbiamo consumato, quindi niente, dobbiamo switchare. Ok. Andiamo di Alakadabra. Così ci fai male. Vai di confusione però, tu sei livello 31, quindi alla fine è esatto. No, per pochissimo. Per pochissimo, usa l'ira. Qua ci fa male. Peccato perché ha resistito per quel poco. Super efficace, via Primeape. Perfetto. Alakadabra sale a livello 31. E abbiamo avuto la meglio su Mike, che si arrende. Perfetto, allora io faccio così, torno un attimo al centro Pokémon per ripristinare i PP e ci rivediamo fra pochissimo. Non si può usare qui, quindi devo uscire fuori. Fail. Ed eccoci di nuovo qui, nel dojo karate. Abbiamo ripristinato la salute dei nostri Pokémon e siamo pronti per sfidare il boss. Grrr, sono il maestro di karate. Sono il capo qui. Vuoi sfidarci? Non avremo pietà. Fuoh! E io pure ho un capo, ok? Che ti abbassa l'attacco e in più di tipo volante, quindi stai zitto. Parte la sfida di Koichi, cintura nera, che manda in campo Hitmonlee. Noi mandiamo Darkness. Vediamo se lui ha preveggenza. Esatto, ce l'ha subito. È di 10 livelli sopra il nostro povero Darkness. 10 livelli, signori. Quindi stiamo molto, molto attenti. Hitmonlee è stato confuso. E noi switchiamo perché qui, una volta che ha usato preveggenza, fa parecchio danno. Switchiamo su capo. Che comunque anche lui ha circa 10 livelli, di differenza. È confuso Hitmonlee e vediamo se si colpisce da solo. No, usa leggimente. Prende la mira su capo. E andiamo di ira di drago. Ok, facciamo un bel po'. Non è neanche più confuso. Preveggenza di nuovo. Ma perché preveggenza di nuovo? Ho cercato un predict un po' impossibile. Ma comunque, va bene. Hitmonlee usa focal energia, vabbè. E allora sei un po' scemo. Fattelo dire. Cioè, io ti sto distruggendo e tu usi focal energia leggermente e preveggenza. Ok, Hitmonlee è andato. E possiamo switchare. E rimandiamo ancora una volta... No, capo, che è già in campo. Mettiamo Darkness. Perfetto. È il turno di Hitmonchan. Ok, andiamo al solito. Prima di stordiraggio. Proprio, lo so, sono un po'... con una tecnica un po' stronzetta. Però ci serve. Cioè, siamo 7... voglio dire 10 livelli sotto. Hitmonchan usa gelo pugno. Aia, questo fa male. No, che axe, signori. Allora noi mandiamo capo. Sempre per abbassargli l'attacco. Che axe. Ok, la prepotenza gli abbassa l'attacco e non è più confuso come al solito. Tuono pugno, che predict incredibile. No, e vabbè, pure brutto colpo. Ma qui, signori miei, ma cosa vuol dire Axe se non... Com'è che si chiama questo cintura nera? Vabbè, andiamo alla cadavra, andiamo con le maniere forti. Psicoraggio, siamo più veloci. Abbiamo 6 livelli di differenza.
È super efficace. Vediamo se riusciamo a resistere a un suo gelo pugno. Non axare di nuovo perché mi incavolo. Ok, dai, siamo più veloci. Psicoraggio. Ciao ciao Hitmonchan. Ci hai fatto veramente penare. Ci hai fatto penare. Ok, ok. Perfetto, ci siamo riusciti. Abbiamo avuto la meglio. Ecco, Koichi. Wow, mi hai battuto. Sì, ma tu hai un axe pazzesco. Ebbene sì, ho perso. Ma ti supplico di non prendere il nostro emblema come trofeo. In cambio ti darò un potente Pokémon di tipo lotta. Scegli quello che preferisci. Quindi per te è meglio dare un Pokémon piuttosto che l'emblema. Ok, quindi possiamo scegliere Hitmonchan Chan, pugno veloce, oppure Hitmonlee, il tiracalci. Siccome non utilizzerò nessuno dei due, perché non è che mi ispirino tantissimo, prendo Hitmonlee, per me va benissimo. E non diamo neanche un soprannome, come quei Pokémon a cui... quei Pokémon che non mi servono. Ok, usciamo. E qui non possiamo ancora andare nella palestra di Zafferanopoli. Per prima cosa andiamo un'altra volta nel centro Pokémon, perché ne abbiamo bisogno. E poi ci addentriamo un po' nella Silp. Allora, ora vi spiego un po' che cosa vorrei fare. Siccome la Silp è molto 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 lunga da esplorare del tutto, io qui in questa puntata farò due cose. Ora ve le spiego nel frattempo. Poi, off camera, batterò praticamente un po' tutti i membri del Team Rocket che ci sono qui. Eccoci qua, la Silp FPA, no, SPA. Batterò i membri che ci sono qui. Noi nel frattempo saliamo. E poi nella prossima puntata concluderemo la Silp. Quindi andiamo ora al piano 8. Saliamo con l'ascensore. Voi direte: ma perché piano 8? Ora lo vedrete. Sempre che non mi dimentico la strada. No, dovrebbe essere questa. No, non è questa. Allora è da questo lato. Esatto, è da questo lato. Evitiamo un po' gli scontri. Ok. Poi comunque tranquilli qui, anche perché serve. Ok, li batterò tutti. Troviamo l'apriporta. Questa apriporta è essenziale per poter risolvere, diciamo, questo. Anche in questo caso lo chiamerei dungeon, ma comunque. Allora, noi che abbiamo per primo? Mettiamo in questo caso per primo la Kadabra, perché qui mi sa che questo membro del Team Rocket mi becca sicuro. Esatto, eccolo qua. Pare che ci sia un intruso. Eh sì, mi hai beccato. Ok, parte quindi la sfida con Recluta, Team Rocket. Manda Arbok, io mi ero un po' preparato, devo dire. Ecco perché ho messo la Kadabra per primo. Vabbè, mi abbassi l'attacco, ma mi sta bene lo stesso. Andiamo di confusione. E sbam. Non lo sciotta. Vabbè. Bagliore. Ah, che brutto. Paralizzato, vabbè. Ok. Sincronismo, quindi ti paralizziamo. Sciocco. Andiamo di confusione, siamo comunque più veloci che paralizzati entrambi, quindi perfetto. Non male, anzi. Ok, abbiamo avuto la meglio su questa recluta e andiamo avanti velocemente. Ok, andiamo da questo lato. E qui facciamo così, piccolo trucchetto. Vabbè, torniamo indietro e possiamo salire da questo lato. Vedete, per quella apriporta ci serve per aprire queste, appunto, porte. E quindi possiamo prendere i vari oggetti che ci sono dentro e esplorare questo dungeon. Ad esempio qua, prendiamo anche questo oggetto. Centripugno. Potrei insegnarlo ad esempio al nostro Panzè. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti e andiamo direttamente nel piano che ci interessa. Ovvero il secondo. Questo è proprio un speedrun della Silp SPA. Dico sempre FPA, comunque. Ora, qui, sinceramente mi sono dimenticato chi c'è, però molti hanno ad esempio Zubat o Golbat, quindi siccome dobbiamo sfidarlo per forza, mettiamo per primo Pika. Non devi scocciare più, chiaro? Ancora, guarda che ho appena iniziato. Perché ora farò la strage quando sarò off camera. Ah, ok, mi mandi in campo Raticate. Va bene. Livello 28, quindi va bene comunque Pika con fulmine. Credo.
Ok. Sì, sì, sì. Ah, Iperzanna fa male. Iperzanna fa male. No, ho sbagliato. Devo switcharlo. Speriamo che, non so, succeda qualcosa. No, vabbè, Iperzanna. Va bene così. Pika è esausto. E vabbè, a questo punto magari ha un altro Raticate. Mandiamo Panzer. Devo mettere anche Darkness, in effetti. Allora, semmai lo metto. Che è immune anche al tipo normale. Sarà Ipno. Ipno mandiamo capo. Perché sì, perché ci conviene, col morso è meglio. Ok, manda Ipno a livello 28. Gli abbassiamo l'attacco con la prepotenza e andiamo di morso. Super efficace, però togliamo comunque poco. Però tentenna. Ipno è bruttissimo, secondo me. È davvero brutto e tentenna di nuovo. Grande capo, grande Paco. Non lo so, dislessia. Tentenna ancora, 3 volte su 3. Vai ancora con morso, dai che lo sciotti. No, per pochissimo. Usi inibitore, ma ora anche per te. Anche per te c'è un piccolo sfregio, perché ti buttiamo giù con azione. Perfetto. E via anche Ipno. Riceviamo un bel po' di punti esperienza e saliamo a livello 30. Fulmi sguardo, no grazie. No, grazie, veramente. Potevo togliere Splash, ma vabbè. Raticate, quindi mandiamo Darkness. Dai, mandiamo Darkness, sì. Anche se in effetti Darkness, vabbè, almeno lo facciamo livellare un po'. Perché, cioè, sì che è immune al... No, vero. Vabbè. Sì che è immune al tipo normale, però anche il tipo normale è immune al tipo spettro, quindi non possiamo fare molto. Ok, è confuso, dai che ti colpisci. Benissimo. E ora riswitchiamo e mandiamo Cha, che è a livello 28 e anche lui deve un po' livellare. Raticate è confuso, usa viso truce. Ci abbassa la velocità. Cala a picco addirittura. E noi andiamo di Ferrartiglio. Tu sei confuso e sei anche più veloce. Quindi questo Raticate è più veloce del nostro Cha. Della nostra Cha. Andiamo di Ferrartiglio. Ok. Niente, andiamo di Braciere, dai. Non è neanche più confuso, vabbè. Dai, questo Raticate è, cioè, cos'è? Un dio sceso in terra. E dai, togliti dalle scatole. Oh mamma. Ok, bruciato. Quindi almeno. Ma dai, resiste ancora con un punto vita. Mi fa anche il colpo coda. Ma togliti Raticate. Quanto sono inutili questi Raticate. Anche Raticate non mi piace. Ah, ok, è andato. Darkness sale a livello 28. Perfetto, inizia a essere leggermente più in linea con i livelli. E possiamo proseguire. Evviva, l'apriporta ha funzionato. Come tutte le altre 200 volte che l'utilizzerò, ad esempio, anche ora. Evviva, l'apriporta ha funzionato. Se noi continuiamo di qua, va bene, troviamo Iperpozione. E andando da questo lato... Perfect. Ok, tu non mi ricordo neanche che cos'hai. Forse lascio Darkness per primo, quindi va bene. Ok, dai ragazzi, tranquilli, è l'ultimo per oggi. I tuoi Pokémon ti adorano. E quindi? Cosa sei invidioso? Parte la sfida di Recluta, Team Rocket e turno di Drowsy. Vai Darkness. Siamo pari livello. Andiamo di Ombra Notturna. Dai. Bam. Meditazione. Cos'è che aumenta? Attacco di Drowsy? È un attaccante fisico, Drowsy? Comunque continuiamo ancora con Ombra Notturna. Diciamo che... confusione, questo fa male. Resisti Darkness, resisti. Grande. Ok, e lo mandiamo KO. Il nostro Darkness, che in questa puntata sta facendo di tutto. Tanti bei like per il Darkness. Grimer. Mettiamo Alakadabra subito. Questi Grimer o Mach, che sono molto molto resistenti se uno non ha un Pokémon adatto contro di lui. E quindi andiamo di Psicoraggio e speriamo... Ecco, poi fanno anche minimizzato, no.
No, che odio, che odio. Ok, perfetto. Ha effetto psicoraggio. Benissimo, benissimo. One hit KO. Il tuo minimizzato ci saluta. Ok, la prossima scelta sarà Machop. E allora mettiamo Darkness. Vediamo se anche lui ha preveggenza. Questo proprio è l'emblema. La domanda del giorno è: l'avversario ha preveggenza? E quindi andiamo di Stordinaggio, come al solito, anche se lui è a livello 28. Quelli nel dojo erano molto molto forti, devo dire, anche rispetto a queste reclute. Ma c'è da dire che lì sono un po' di meno, qui ce ne sono troppi. Se fossero così forti e così tanti sarebbe praticamente impossibile. Anche se noi praticamente in questo modo stiamo un po' cambiando l'ordine degli eventi, perché in teoria saremmo dovuti andare, diciamo, attraverso la pista ciclabile, poi a Fuxiapoli e poi dopo saremmo dovuti tornare qui. Ma per rendere le cose un pochettino più difficili ho pensato di sfidare prima la Silp, e quindi il Team Rocket, e poi Sabrina addirittura. Perfetto. Allora, qui come vi dicevo, cioè no, non ve l'ho detto. Comunque, sembri a terra, dovresti fare un pisolino. Ok, abbiamo ripreso il... diciamo, il team si è ripreso. Ha ripreso le forze. Quindi, come vi dicevo invece prima, questo qui era l'ultimo che sfidiamo oggi. Perché? Tranne che ci becca lui, ma... ok. Perché da questo lato, praticamente, abbiamo già quasi finito la Silp. Come vedete, qui c'è Gary. Noi lo sfideremo nella prossima puntata. Io nel frattempo vi faccio il giro. Sono praticamente 11 piani quelle della Silp. E io off camera farò un bel giretto, quindi vedrete i miei Pokémon un pochettino più livellati. Non farò nient'altro oltre che battere le reclute in giro per questo edificio. E quindi noi ci vediamo nella prossima puntata per sfidare sia Gary che Giovanni, che anche Sabrina molto probabilmente. Quindi ragazzi, io vi aspetto alla prossima puntata. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, una condivisione e un commento. Sì, un commento può andar bene. Ciao ragazzi!